Buongiorno a tutti, volevo ringraziare il Presidente Gandolfi per le gentili parole che ha espresso nei miei confronti e nei confronti della nostra associazione. Volevo ringraziare le autorità, la città di Parma e tutti coloro che in questi mesi, soprattutto per quello che riguarda l'organizzazione di questo evento, hanno lavorato veramente duro perché oggi tutto questo non sia soltanto un sogno o qualcosa di immaginato, ma sia una realtà che possiamo effettivamente toccare. Io vengo da qualche giorno, perché in contemporanea a questa fiera c'è l'altra grande kermesse che riguarda i camper a Düsseldorf, e vi posso dire che orgogliosamente vi dico che non abbiamo assolutamente niente da invidiare in termini di sicurezza ed attenzione alle procedure, attenzione a quelli che sono i nostri carissimi clienti, ai nostri amici tedeschi, perché comunque le cose sono state fatte veramente bene. Quando qualche mese fa, insieme al dottor Ceri, che saluto, in tema lockdown, ci siamo guardati in faccia, abbiamo detto ma cosa facciamo, adesso ci siamo, come dire, dati uno sguardo d'intesa e abbiamo detto crediamo che si possa fare con le dovute cautele, ma si può fare, e così è stato. Credo che sia un messaggio importante che operatori economici che hanno la fortuna come noi di operare in un comparto che sicuramente ha subito, come tutti i comparti hanno subito, una grossa contrazione durante il periodo di lockdown, ma che ha avuto la fortuna di godere di un periodo post lockdown, possiamo anche dire positivo, anzi con dei numeri veramente assolutamente inaspettati. E quindi ci sentiamo responsabili perché crediamo che il turismo in plein air possa e debba essere uno di quei volani che possono rimettere in moto tutto il sistema turistico a livello nazionale, che per il nostro bel paese vale il 14% del PIL, e quindi è veramente fondamentale che operatori come noi dimostrino che c'è voglia di ripartenza, voglia di, non posso dire normalità, perché credo che in questo periodo di convivenza forzata con il Covid di normalità non si possa parlare, ma di una intelligente convivenza con un qualcosa che ci ha colto senz'altro di sorpresa, ma che, come a dimostrazione stiamo facendo oggi noi tutti qua, con le dovute contromisure possiamo affrontarlo senza paura. Il nostro settore veramente negli ultimi mesi ha registrato qualcosa di assolutamente inaspettato. Si sta parlando di numeri che non erano nemmeno nell'immaginario più roseo nella testa di ognuno di noi, e questo ci fa ben sperare anche per i prossimi mesi e per i prossimi anni, anche perché comunque questo l'abbiamo riscontrato da quello che è emerso, dalle comunicazioni che sono arrivate sia in associazione che nelle singole aziende, fra i vari blog, fra le varie fonti di informazione. Quest'anno molti nuovi camperisti si sono avvicinati al nostro mondo, persone che non avevano mai preso in considerazione l'idea di fare la vacanza in camper, l'hanno fatta e sono rimasti piacevolmente soddisfatti. Quindi diciamo, questo mi auguro sia un buon auspicio per il proseguio non soltanto di questa manifestazione, ma per il proseguo nei prossimi mesi dell'evoluzione del mercato, sia a livello italiano che a livello europeo. Avrò occasione poi di farlo fra qualche minuto, vorrei
ringraziare in maniera particolare la ministra De Micheli, perché comunque la dimostrazione che questo evento è un evento importante, che pieno di significati, che può davvero essere un volano economico non soltanto per il nostro comparto, per la città di Parma, per la fiera di Parma, ma anche a livello nazionale. Grazie per l'attenzione e buona fiera a tutti.